bellissima giornata a tutti, ci vediamo dopo. Allora, sono quasi le 2:30, sto tornando al lavoro, sono stata a pranzo da Federica, la mia amica, che spesso vedete tipo le sue mani e le braccia nei video, ma non si vuole far mai riprendere. Sono stata da lei a pranzo perché ci metto poco a arrivare a casa sua dal lavoro, insomma 5-7 minuti, ecco, dipende dal traffico. E ci siamo ordinate un po', che vi faccio vedere adesso il video, che è a Bologna e fanno anche appunto consegna a casa, e io l'ho preso con pollo, riso venere, avocado, scaglie di mandorle e pomodorini, senza salsa, senza nulla, insomma una roba abbastanza semplice di condimenti. Appunto non volevo andarmi troppo ad appesantire, se no la salsa teriyaki è, oh, è buonissimo. Costato circa 10,50 euro. Abbiamo preso la versione snack, che sono comunque 100 grammi di riso, oppure c'è anche quella media e quella grande, che sono 200 grammi di riso. E niente, adesso poi ho bevuto un caffettino, finalmente un caffè buono, o se no c'ho il mio solito, mi porto il caffè solubile al lavoro, perché quello delle macchinette fa veramente schifo. Fa schifo anche quello solubile, ma è più buono comunque di quello delle macchinette. Poi mi faccio il mega tazzone, che è confortevole da bere nel pomeriggio. E niente, poi ho mangiato un pezzettino di cioccolata e ora sono carica per affrontare le ultime 3 ore della giornata lavorativa. E niente, ci vediamo stasera. Ah, volevo dirvi un'altra cosa, che oggi, martedì 4 febbraio, ci sono 18 gradi fuori. Sta benissimo, c'è vento, ma è un vento caldo, cioè sono uscita dal lavoro per venire qua. What? Ehi, ma siamo a maggio? È bellissimo! Ho appena fatto una doccia, che bello farsi la doccia a fine giornata. Tante cose si apprezzano col lavoro, proprio tipo farsi la doccia, struccarsi, mettersi il pigiama. Proprio mi strucco anche sotto la doccia, adesso non l'ho fatto per essere un po' più presentabile per il video, però mi strucco un po' più tardi. E niente, così. Sono quasi le 7, sono le 7, tra poco ceniamo. E niente, volevo farvi vedere una foto che ho fatto quando sono uscita dal lavoro, che c'era un cielo stupendo. Ultimamente c'è veramente un cielo che man mano che torno a casa si scurisce. E c'è un, tipo quando stavo tornando c'era sto pezzettone nero di nuvolone e lontano lontano il cielo roseo che stava tramontando il sole. Però appena sono uscita non c'erano queste nuvolone, proprio in pochi minuti cambia tantissimo il tempo. E niente, ho fatto questa foto che mi piaceva un sacco. E niente, qua sotto c'è tutto il cielo rosa e tutto, insomma, le sfumature mi piaceva tantissimo. Ecco, ho fatto un TikTok prima. Se non mi seguite su TikTok c'è il link giù in info box. Il mio problema è che ho l'ansia di avere l'ansia, tutto il mio sistema è nervoso. Cioè, hai capito? Cioè, il fatto di avere l'ansia mi mette ansia, la mia ansia ha l'ansia. Più cerco di non pensare a una cosa che mi mette ansia, più penso a quella cosa e quindi mi... del video, ho aspettato venerdì perché volevo farvi vedere la roba di Book Powders nuova che ho ordinato del mese, cioè devo farla vedere, quindi devo aspettare di fare la conclusione. Sono le 7 di sera, sono tornata a casa da poco, che ho anche aiutato a chiudere il bar del mio ragazzo, Tisana allo Zenzero. Ho preso una felpa che è da uomo, però ho detto vabbè, me la prendo per me, sai che ti dico. Ho preso la S. Sì, perché volevo... Sì, ho preso l'essere grande lo stesso. E forse allora non è abbastanza tanto grande. Cioè, speravo fosse un po' più piccola. Quindi delle due, in quel caso, a saperlo, avrei preso tipo un XL. Così avevo una roba enorme. Vabbè, comunque me la volevo portare ad arrampicata. Sto prendendo un po' di cose di bulk per arrampicata. Così, insomma, sponsorizzo un po' anche lì bulk. E magari mi dicono, ma...
Cos'è questo sito? Usa il mio link. Vabbè, la borsa, il borsone. E lo userò già stasera, che vado dal mio ragazzo e mi porto un po' di roba perché poi domani andiamo ad arrampicata ogni mattina e potrò già sfoggiarlo. Non per me, ma per Brian, che poi se lui non la vuole me la uso io lo stesso. Ho preso perché mi piaceva tantissimo come stava il tipo nella foto e anche Brian le maglie aderenti gli stanno proprio bene. E gli ho preso questa maglia qui di Bulk. Il cibo, la parte più bella. Ho preso degli anacardi e subito li assaggio. Un'altra barretta non avevo ancora provato, me ne mancano un paio ancora da provare. E questa qui è gusto torta di compleanno. Io ve la assaggio subito. Io amo assaggiare le cose. A tutti i pallini. Ovviamente non la mette fuori. Ok, di sapore è molto simile a quell'altra barretta nuova che hanno fatto, quella tipo raspberry si chiama, se non ricordo male, quella tutta rosa che hanno lanciato con quell'arancione. Il gusto è quello. Sono buonissime. Vabbè, mi sono preso un bello scatolone. Se avete visto lo scorso video, avevo provato per la prima volta queste qua. Queste sono il caramello e per ora sono quelle più buone, secondo me. Poi ho ripreso queste qua, ve le ho fatte vedere sempre, sono delle nuove barrette che hanno fatto. Queste sono più pesanti, sono tipo 70 grammi. Ho ripreso il gusto cioccolato, che mi era piaciuto tantissimo la scorsa volta, e poi anche l'altro gusto, white chocolate berry. E poi niente, ho preso del cocco essiccato da mettere tipo nel porridge, nello yogurt, che una volta lo usavo tantissimo, poi non l'ho più ripreso. E niente. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Ci ho messo una settimana per concluderlo poi. E noi ci vediamo al prossimo video. Se volete provare le cose che vi ho fatto vedere di Bulk, ci sono tutti i link qua sotto in info box. Ciao!